siamo qua per combattere contro i cambiamenti climatici, quindi c'è una richiesta esplicita di partecipazione da parte di coloro che non ci stanno ancora ascoltando, quindi stiamo parlando con i governi, stiamo parlando con i sindaci, stiamo parlando con qualunque carica autoritaria possa far sì che le cose possano cambiare. Quindi qualunque cosa ci possa servire per mettere in atto dei provvedimenti che smettano di sfruttare l'ambiente in questo modo così disastroso, noi lo chiediamo. Questa volta abbiamo puntato a portare molti più scuole, licei, ma anche lavoratori. Ci sono stati diversi sindacati che hanno aderito allo sciopero, ci sono professori, lavoratori, pensionati che si sono uniti a noi. Questo sciopero è più inclusivo, vogliamo far vedere che siamo tutti uniti per la stessa causa. Kant diceva che l'insegnante deve insegnare a pensare, se no siamo inutili. La politica a parole sembra aver cambiato rotta, ma ovviamente a noi non bastano, non bastano le parole, non bastano le approvazioni, non vogliamo che ascoltino. Se si parli solo di noi, ma vogliamo che si parli davvero dell'emergenza climatica, si parli di soluzioni, non solo di partecipare agli scioperi. Ho sentito addirittura gente dire che anche dietro di noi c'è una lobby, un qualcosa. Noi sicuramente non siamo pagati per farci il mazzo, per dormire per terra in Piazza Castello tutta la settimana. Greta sicuramente è stata appoggiata da genitori e quant'altro, è stata portata in America su una nave, ma criticare una ragazzina solo per la sua età e solo perché dice una cosa giusta e vera, secondo me è anche segno di paura da parte di coloro che non vogliono che le cose cambino. Eccoli, eccoli! Sono loro il nostro futuro.